Quello davanti a me non è solamente un dipinto, ma è anche un oggetto di devozione e di venerazione. È di fatto il letto di Sant'Antonio, la tavola su cui Sant'Antonio dormiva, di solito è a Campo San Piero, in questo momento invece è in restauro. È un restauro perché è una tavola naturalmente che ha molti anni e fu ridipinta con il santo nel 400, ma nel tempo ha subito sia l'ingiuria del tempo stesso, con le classiche problematiche di un dipinto, sia ovviamente la devozione con i fedeli che un pezzo alla volta si portavano via piccoli pezzi di legno. Proprio per avere una reliquia da portarsi a casa. Ecco, in questo momento il restauro quindi è sia un restauro devozionale, sia un restauro di tipo classico, ovvero artistico. Di fatto questa è la tavola dove Sant'Antonio dormiva a Campo San Piero. La tavola poi nel 1486 è stata dipinta da Andrea da Murano. Una cosa singolare è che questa gran parte delle lacune che ci sono ai lati sono dovute proprio ai fedeli che vanno proprio a togliere pezzettini di legno per portarsi a casa proprio come reliquia di Sant'Antonio, sostanzialmente legata a Sant'Antonio. Venivano staccati dei pezzi della tavola e presi appunto dai fedeli proprio come delle vere e proprie reliquie. Cosa che non Quindi, accade più a giorni beh, d'oggi. per fortuna no, per fortuna no, anche perché adesso, prima di venire in restauro, era comunque protetto da un vetro protettivo che lo proteggeva appunto da questi, chiamiamoli un po', vandalismi. In questo momento l'abbiamo ripresa in mano per quanto riguarda il problema dei sollevamenti della pellicola pittorica e dell'imprimitura, che di fatto sono molto estesi. Questo dovuto a più aspetti, alla conservazione del luogo dove lei è a Campo San Piero, e per un discorso di microclima, di temperatura, umidità e quant'altro sostanzialmente. E poi perché la tavola di per sé stessa era legata di dietro a un supporto, che è qua, che è un supporto che sostanzialmente non lasciava alla tavola di potersi liberamente muovere, cosa che è fondamentale per quanto riguarda le tavole dipinte. Ecco, cosa stiamo facendo in questo momento? Sì, allora stiamo eseguendo una pulitura superficiale del dipinto per rimuovere prevalentemente i depositi coesi di polvere, particellato organico e poi sto prevalentemente anche riducendo quella che è l'ampiezza della stuccatura in modo da far riemergere quella che è la pellicola pittorica sottostante. Complesso più che altro perché ci troviamo di fronte a un'opera totalmente in buona parte ridipinta e durante appunto interventi di restauro pregressi. Quindi a livello di pellicola pittorica si farà quello che è una pulitura appunto superficiale, mantenendo i vari ritocchi e di pinture presenti. Diciamo, proprio a livello conservativo era un'opera che verteva in un grave stato appunto di degrado per quanto riguarda appunto sia il supporto sia la pellicola pittorica. Le reliquie, proprio per la loro proprio funzione, proprio per il loro significato, o tanto più il restauratore, sicuramente quando viene coinvolto un intervento, è chiaro, anche, non è solto, anche emotivamente viene preso proprio da questo aspetto qui, perché c'è un aspetto di carattere di fede e di religione su questa cosa. In alcuni punti consolidare ancora la pellicola pittorica che presenta appunto dei Me lo vuoti puoi far che. vedere proprio uno di questi punti, ad Sì, esempio? allora guardi, mi tolgo il guanto perché ho una sensibilità maggiore e lo sentiamo battendo qui, per esempio, suona vuoto o anche in altri punti e è corrispondente delle stuccature dove al di sopra troviamo queste ridipinture. E appunto ci sarà da consolidare questi vuoti, questi sollevamenti ancora in parte presenti, con quella che è la pulitura dell'opera, per procedere poi alle stuccature delle lacune presenti e poi al ritocco pittorico.
Ecco, lei personalmente ha una grande esperienza, non solo naturalmente di restauro, ma anche di restauro di beni legati alla religione. È intervenuto anche a Gerusalemme. Sì, a Gerusalemme abbiamo fatto diverse cose. Abbiamo fatto la chiesa di Aikarim, che è la chiesa di San Giovanni Battista, dove sostanzialmente dove la tradizione vuole che sia nata San Giovanni Battista. Abbiamo fatto un progetto per la chiesa e un intervento di restauro per quanto riguarda la parte maiolicata e la parte dei dipinti delle volte. Poi siamo intervenuti su un progetto del Santo Sepolcro, della facciata del Santo Sepolcro e un progetto per la conservazione della israeliana, del Ministero dei Beni Culturali per la porta dei leoni, sempre a Gerusalemme. E poi stiamo lavorando insieme alla Custode di Terra Santa, formando il personale della Custode di Terra Santa per quanto riguarda tecniche di consolidamento strutturale su edifici, per cui facciamo una formazione di fatto.